Dicevo, la panificazione costituisce da sempre la frontiera dell'umanità. Questo lo dice già Omero, pensate, siamo 1000 anni prima di Cristo. Dice, gli uomini sono i mangiatori di pane. Per dire uomo si dice un mangiatore di pane, il che vuol dire che tutti quelli che non mangiano il pane sono barbari, sono bruti, non sono uomini. Non a caso quello che non mangia pane è Polifemo, il bruto, quello che mangia carne umana, si mangia i compagni di Ulisse, no? Come se fossero costolette. Tant'è vero che Polifemo non coltiva alberi, non coltiva piante, non coltiva il grano, il frumento soprattutto, che è l'umanità. E soprattutto Polifemo non produce il cibo insieme, non coproduce, non è un coproduttore. Il pane è il simbolo della condivisione e della coproduzione, perché per farlo bisogna mettersi insieme. Non a caso, come voi sapete, dalla parola pane deriva la parola compagno. I compagni sono i cumpanis, quelli che dividono e condividono il pane. E quindi i greci, da cui noi deriviamo, di cui noi siamo figli quasi per tutto, in tutto e per tutto, amavano definirsi non solo mangiatori di pane, ma mangiatori di farine bianche. Loro vantavano la bianchezza delle loro farine. Questo lo facevano anche i romani, che prendono quasi tutto dai greci in fatto di panificazione. Ma vantavano la superiorità di chi mangia farina bianca, ma perfino di chi lavora la farina bianca. C'erano sia a Atene che a Roma dei fornai che erano fornai di pane bianco e non di altri pani. Quindi c'era una differenza notissima. Ed erano fornai di serie A, gli altri erano fornai di serie B. Quindi, come vedete, tutto il contrario dell'immaginetta salutista contemporanea, che invece ha trasformato il pane integrale in una specie di mantra salvifico. Siamo proprio agli antipodi. E i greci, invece, i gourmet greci, erano fierissimi delle pezzature diverse, delle specialità che i loro fornai e le loro boulangerie producevano. Ad Atene, in età di Pericle, c'erano ben 72 tipi di pani diversi. Quindi noi pensiamo sempre che invece la moltiplicazione dei pani, cioè delle pezzature, sia una caratteristica nostra, no? Siano le nostre boulangerie o le nostre bakery, come si chiamano adesso, siano invece, abbiano fatto questo. Non è vero niente. I romani avevano e i greci avevano probabilmente più varietà di pane di quante ne abbiamo noi. Da quello che loro chiamavano i greci semidelites, che era fatto proprio di fior di farina, al daraton, che veniva dalla Tessaglia, che era un pane senza lievito, la bromite, che era fatta di sola avena selvatica ed era ricercatissima per questo, il condrites, che invece sapeva un po' di cruschella, allo zimites, che era molto lievitato e molto fragrante, fino alla comunissima mazza, la cosiddetta focaccia d'orzo, senza lievito ovviamente, come dice il nome stesso. In molti dialetti italiani ancora oggi, per dire che un pane o un impasto in generale è mal cresciuto, mal lievitato, si dice ammazzaruto. Nel mezzogiorno d'Italia, nel centro-sud, si dice così, e viene proprio dalla mazza, e la pasta non lievitata, matza si scrive, come quella ebraica. E nell'Atene di Pericle, nella grande Atene, quella del Partenone, i fornai erano delle star vere e proprie, più o meno come oggi gli chef. Primo di tutti il più famoso Tearione, che Platone addirittura, all'onore di una citazione di Platone nella Repubblica, lo definisce il mirabile terapeuta dei corpi, perché era convinto, e ne era convinto prima di tutti Ippocrate, il padre della medicina occidentale, che il pane fosse uno dei principi terapeutici fondamentali, nel pane ci fosse la chiave della salute. Andateglielo a spiegare a quei barbari che oggi invece dicono che dovremmo mangiare solo carne e fare quindi un salto indietro nell'evoluzione di 10.000 anni. Non a caso molte di queste diete iperproteiche vengono proprio dall'Europa del Nord e da quella parte della cultura anglosassone che ha origine dall'Europa del Nord. Mangiatori di carne e di latte. E anche nella Roma imperiale, nella Roma Caput Mundi, si continua a panificare alla greca. I panettieri romani erano quasi tutti greci. Sono i greci a portare a Roma i segreti della panificazione, ma soprattutto il segreto della lievitazione del pane. Fino al 170-200 a.C. a Roma si panifica senza lievito. Pensate, gli egiziani e gli ittiti usavano il lievito 5.000 anni prima di Cristo.
Perché? Perché fabbricavano birra. E quindi anche nella Roma augustea c'erano ben 329 panifici, tutti rigorosamente greci. E appunto a portare la lievitazione furono i macedoni. Ma su Roma voglio fare una piccolissima parentesi di apertura, proprio per darvi l'idea della ricchezza, non solo della ricchezza di pani che avevano i romani, che sono poi molto, molto simili ai nostri pani di oggi, ma anche di un'altra cosa. Se noi seguiamo la storia, vediamo che lo sviluppo della panificazione artigianale a Roma è direttamente proporzionale allo sviluppo dell'impero e alla grandezza economica dell'impero romano. Più l'impero è ricco e potente, e più cresce l'offerta di pani. All'inizio, infatti, a Roma si macina grano in casa, nella Roma virtuosa, quella che tanto piaceva a quelli che pensano sempre che il passato sia meglio del presente. Ce ne sono adesso e ce n'erano anche allora. Di solito sono sempre dei gran rompiballe poi quelli che pensano che il passato sia meglio del presente, perché non vedono quello che stiamo acquistando, vedono solo il bicchiere mezzo vuoto, quello che stiamo perdendo. E nelle famiglie, anche nelle famiglie ricche a Roma, infatti, nelle origini erano le donne a pestare il grano e a fare il pane. Lo cuocevano nella cosiddetta artopta, cioè nella campana, quegli oggetti che poi sono durati fino all'Italia dell'altro ieri. Ancora oggi ogni tanto noi ci imbattiamo nelle mostre, nei mercatini dell'antiquariato, in quegli strani forni a campana. Molti non sanno più neanche che cosa siano. Poi invece arrivano i fornai veri e propri, ed è quando Roma comincia a diventare ricca, potente e globale. E quindi compare la figura del fornaio, che si chiama pistor a Roma, perché è uno che impasta, uno che pesta, come dice la parola stessa. Pesto viene da questo, è la stessa radice della parola pizza, fra l'altro. Ed erano o schiavi liberati o cittadini che venivano da fuori. E comunque questo passaggio dalla produzione domestica all'artigianato specializzato, e come vedete il mondo antico ci parla di noi, ha di fatto segnato lo sviluppo del pane in Occidente, della panificazione in Occidente. Infatti i romani, quando diventano ricchi, fanno un'altra cosa: abbandonano il farro e si convertono massicciamente al frumento, ai diversi tipi di frumento. Il farro aveva anche problemi di lavorazione per via della corteccia, ma voi questo lo sapete meglio di me. Non a caso nei paesi che i romani chiamavano barbari, in Gallia per esempio, si continuava invece a usare la cosiddetta scandala, che era una sorta di farro, e in alcune regioni si usava mescolare la farina di frumento alla farina di fave. Ma questo apre un altro discorso, la mescolanza di frumento e legumi, che potrebbe diventare, ci sembra, un ritorno al passato, ma per la pianificazione si potrebbe invece rivelare un ritorno al futuro, perché potrebbe schiudere nuovi orizzonti alla pianificazione di oggi. E anche l'orzo cade presto nel dimenticatoio a Roma, ma perché arriva il lievito, e l'orzo non lievita bene, ci sono tantissime cose, tantissime considerazioni di questo tipo, ma vi voglio dare un'idea semplicemente delle qualità e delle quantità di pane che ci sono a Roma. Partiamo dai pani di alta qualità. Il più importante di tutti si chiamava panis e flore, cioè letteralmente pane da fiore, fior di farina, bianchissimo ovviamente. Detto anche panis candidus, pane candido, oppure mundus, cioè pulito, oppure limpidus. Già i termini ci fanno capire che la bianchezza della farina era la condizione indispensabile della buona qualità del pane, o almeno così era ritenuta. Il pane migliore. Poi c'era un pane di qualità inferiore, e che era il pane che mangiavano, il primo lo mangiavano i signori, le persone importanti, i patrizi, il secondo invece lo mangiavano i contadini, anche le persone più povere di città e anche gli schiavi. Si chiamava o panis plebeius, cioè pane plebeo, è inutile tradurre, detto anche cibarius, da cui la nostra parola cibaria, c'era il pane di sussistenza, o anche secundarius, proprio perché non era importante come il primo. Era scuro e corrispondeva al nostro pane nero.
Quello che noi chiamiamo pane nero in alcune regioni d'Italia si chiama pane cafone, per dire che non è un pane di città, è pane di campagna, e non a caso i francesi lo chiamano pain de campagne. Se voi andate in Francia, e voi lo sapete, trovate una distinzione ancora oggi molto netta, una frontiera del pane che divide città e campagna. La città è il dominio della baguette. La baguette è un simbolo identitario dei francesi, no? Si vede da come la impugnano, proprio quasi come un simbolo fallico, diciamolo pure. Ma invece negli ultimi, io vivo a Parigi una parte dell'anno, ho potuto constatare negli ultimi 10 anni una specie di un lento declino della baguette in favore del pain de campagne, che è un pane più scuro, che una volta era considerato un pane da contadini, poco raffinato. Poi c'era a Roma il terzo, che era il pane di crusca, con molta crusca, detto anche panis furfureus, ed era per lo più riservato ai cani. Ma qualche volta, in tempi di carestia, lo mangiavano anche gli umani. E poi c'erano i pani, i cosiddetti pani speciali. Anche lì noi pensiamo che i pani speciali siano cosa nostra. I romani avevano il cosiddetto strepticius, che era una specie di, fra la crespella e il pane pizza, diciamo così. Avevano l'adipatus, lo dice la parola stessa, adipatus, cioè con l'adipe, con l'ardo. Poi avevano l'ostrearius, che era un pane che mangiavano solo ed esclusivamente con le ostriche, ed era di segale, esattamente come il pane che ancora oggi a Parigi ti servono quando ordini un plateau di ostriche, ti portano quei piccoli pani di segale che servono a questo. Poi c'era il pane di Alessandria, che era il pane cotto sullo spiedo. Poi c'era quello di Cipro, raccomandatissimo dai medici per le sue virtù salutari. Poi c'era il Nauticus, che era il pane dei marinai, che era un biscotto di fatto, una galletta. E poi c'era il panis militaris, che era quello dei soldati, che era fatto di farina grezza e molto biscottato, perché ovviamente doveva durare a lungo. Poi c'erano i pani con i semi, andavano matti per i pani di semi romani, perché bagnavano di uovo la crosta del pane perché i semi si attaccassero. Io non so oggi come si fa, dopo me lo spiegherete, e ci mettevano sopra anice o semi di sedano, ma anche di sesamo, di finocchio, di papavero e covinella, che loro amavano, che era un cumino. Quindi, come vedete, più o meno corrisponde alla nostra, al nostro catalogo di pani lavorati. E poi c'è appunto a un certo momento la sostituzione della farina di frumento con la farina di legumi. Però oggi per la panificazione i legumi, soprattutto in questo momento in cui tutti temono l'apocalisse calorica, è una delle imputazioni che si fanno al pane è di fare ingrassare, proprio questa dei legumi potrebbe diventare una soluzione, anche perché dall'altra parte c'è un mantra nutrizionale attuale secondo cui bisogna introdurre massicciamente legumi della nostra dieta, il che in parte è vero e anche giusto, la dieta mediterranea è proprio questo, però ovviamente bisogna farlo con grano salis, come anche quando si dice bisogna mangiare verdure, è vero, è giusto, per io se mangio ogni giorno 2 insalatoni così, l'unica cosa certa è che mi verrà la colite. Ah, l'ultimo dato vi voglio dare su quanto se ne mangiava. Mediamente un cittadino di Roma mangiava 1,1 kg di pane al giorno a testa, che era più o meno la stessa media italiana fino agli anni 40-50.